Andare avanti o fermarsi è il dilemma per il campionato di Serie D e la decisione passa per una consultazione formalizzata dal Comitato Interregionale presso le 166 società partecipanti. Le disposizioni del DPCM firmato ieri dal Presidente del Consiglio Conte fermano le attività calcistiche di base e i campionati regionali dall'eccellenza in giù. Si continua a giocare dalla Serie A alla Serie D a porte chiuse, ma la quarta serie mostra segnali di debolezza di fronte ai casi di contagi nelle squadre. Tra le altre cose, la necessità per i club di doversi fermare per 10 giorni di isolamento fiduciario quando viene diagnosticato un caso di positività può produrre un accumulo abnorme di recuperi. E allora la consultazione. Alle società viene chiesto se scegliere l'opzione A o B. L'opzione A contempla il proseguimento del campionato con autorizzazione ai club per la trasmissione delle partite in diretta sui propri canali web e social in modalità live streaming per il periodo in cui sono previste le porte chiuse. L'ipotesi B prevede la sospensione dell'attività e del campionato fino al 24 novembre, data della scadenza dell'ultimo DPCM, salvo ulteriori provvedimenti che dovessero essere adottati. Il Dipartimento Interregionale fa anche presente che c'è un quorum minimo da raggiungere per rendere valida la consultazione, che è non inferiore al 75% delle società ammesse al voto, dunque almeno 125 su 166, e che per l'ipotesi B, trattandosi di una decisione in deroga al DPCM, è richiesta una maggioranza qualificata dei 2/3 delle società, 111 su 166. La mancata partecipazione al voto verrà computata come espressione di preferenza per l'ipotesi A. I moduli dovranno pervenire al Dipartimento entro domani, ore 15, dunque l'esito della consultazione sarà noto domani pomeriggio. In mancanza del quorum e della maggioranza qualificata, il campionato proseguirà regolarmente, ma anche con tutte le incognite del caso. Nel girone F, ad esempio, in attesa delle ufficialità, sembra scontato il rinvio delle gare di domenica prossima: Vastese Agnonese, Recanatese Rieti e Cinzia Albalonga Campobasso.